Senti, scusa, Carl, mi dispiace disturbarti, ma il capo vuole vederti. Chissà che cosa vuole. Eccolo, capo. C'è un guasto sulla linea 10A, le ganasce dell'Auler sono bloccate. Servono due persone per fissare i cavi. Non è una manovra semplice. Doppia paga per questo incarico. Andiamo, capo. C'è anche un extra. Accettiamo, eh? Va bene. Fantastico, andiamo. Al lavoro. Di qua. Sono dietro di te. Soltanto qualche anno. Non mi pagano abbastanza per recuperare molti. Scusa, Cal! Non preoccuparti. Gli strumenti non arriveranno alla fine del turno. Quassù! Guarda lì! Una nave separatista. Non vedevo una Lucre Hulk da secoli. Già, secoli. Rottamarla ci farebbe fare molti soldi. Andiamo. Sto bene. La scala è andata. Dovrai trovare un'altra strada. Nessun problema. Improvviserò. Va via di qui immediatamente. Sei spazzatura non autorizzata. Spazzatura, ma non autorizzata. Sono di passaggio. Lo stabilizzatore andava sostituito. Da sprinare. L'hai sistemato. Mi sembra sistemato. Muoviti, abbiamo quasi finito, è prima del previsto. Riesco quasi a sentire il gusto dei crediti. Sarà una notte folle. Mettiamoci all'opera. Che audace. Bello vederti. Anche per me. Non farti ammazzare. Questa è l'idea. Ratti di discarica. Che schifo. Sono solo di passaggio. Non serve che veniate a salutarmi. Ehi, Cal, ci vediamo alle ganasce. Va bene, arrivo.
arrivato qui? Come sei arrivata tu qui? Usa quella leva di comando manuale. Fatto. Tocca a te. Aspetta. Bene. Aggancio riuscito. Stai bene? Ci sono. Mi avevi fatto spaventare. Fatto. Aspetta, ci penso io. Fatto. Sali quassù. Vieni a dare un'occhiata. È un caccia jet. Ah, che colpo! È il sogno di ogni rottamatore. Che ne dici? Da quanto è qui? Da 4 anni. 5. Ah, il pilota se lo sarà goduto fino alla fine. Quei Jedi. Una vera tragedia. Io non ho mai creduto che fossero tutti traditori. Sì, forse. È il nostro giorno fortunato. L'impero ne ricaverà dei materiali niente male. Già, noi rottamiamo queste navi dell'ultima guerra, così loro ne costruiscono altre nuove. Bella fregatura. Siamo qui a rischiare la pelle per i capi. Almeno ci pagassero quanto ai tempi della Repubblica. Dovresti fare attenzione a ciò che dici. Sta a sentire. Con un simile bottino potresti guadagnarti una via d'uscita da qui. Perché dovrei andarmene da qui? Andiamo, Cal. Sei ancora giovane. Non vorrai fare la mia fine. A un certo punto dovrai voltare pagina e vivere la tua vita, trovare il tuo destino. Certo, come vuoi, ora andiamo. È inutile parlare con te. Cos'è stata? Sì, sì. Sono. Ora dobbiamo. Dobbiamo muoverci, andiamo. Che cosa è stato? Che cosa cavolo è successo? Sei stato tu? Cosa? Quella era la forza, vero? Dimenticati quello che hai visto. Ti prego, no, fidati. E come faccio? Io li ho visti, ho sentito le loro storie, capisci? Bravo. Quelli come te sono dei ricercati. Lo so.
E va bene, d'accordo. Ma dobbiamo stare attenti. Sì. Aspetta! Dove vai? Il treno si è fermato. Sì, sta succedendo qualcosa. Tutti in piedi. Identificazione pronta. Mettetevi in riga, svelti. Forse è solo un'altra ispezione di contrabbando. Sono tutti? Sì, seconda sorella.
Cerchiamo un pericoloso fuggitivo. Non è un comune anarchico, ma un devoto al sovversivo ordine Jedi. Non consegnare questo traditore. Sarà considerato un atto di ribellione. Costituisciti. O tutti i presenti verranno condannati a esecuzione sommaria. Penso sia ora che qualcuno si faccia avanti. Io ho lavorato a lungo su questa discarica. Da prima della guerra. Riparavamo e ricostruivamo navi. Le migliori. Poi è arrivato l'impero. E gli ingegneri divennero rottamatori. E i lavoratori cominciarono ad essere sfruttati. Bravo. Ma tutti sappiamo la verità. Abbiamo solo troppa paura per dirla. Per l'impero. Siamo tutti sacrificabili. Sì, proprio così. No! Guarda lì, una spada laser. Ho trovato il Jedi! Cos'è? Controllo dell'anomalia. Oh, che dolore! Fermo, non muoverti! Come sei arrivato? Stiamo calmi. C'è un clandestino. Ehi! Sono rimasto. Sentito cosa hanno detto? Un Jedi! Attenzione! È il traditore! Fuoco! Prendiamolo! Hai commesso il tuo ultimo... Contatto, sparare per uccidere. Sì. Oh no. Mio, lo sconfiggerò. Portellone sigillato. Non puoi bloccare tutto. Una via d'uscita. Non devo fermarmi. Di riposare, io mi preparo così. Così ti prepari a morire? Ti riposerai. Forza! Prendetelo! L'ho colpito! Ho fatto bene! Non riesco a colpirlo! Parata fortunata! Tu sei un codardo! Qui la vedo proprio... Thank you.
riuscirai. Il fuggitivo viene qui, lo intercetto io. Jedi! Vai davanti. Ferma il treno. Oh no! Al riparo. Meglio muoversi tra le raffiche. Adesso. Veloce! Traditore! Hanno sparato alla gara! Abbassati! Posso solo salire.
Attacco il nemico! Meglio non abbassare la guardia! E adesso? Il treno è fermo. Non promette bene. Qualche parte. Hai davvero una bella postura. A quanto pare hai ricevuto un addestramento. Chi era il tuo maestro, Padawan? Magari uno di quelli che ha ucciso. Quale Jedi ha sacrificato la sua vita affinché tu potessi vivere? Ti distruggerò. Adesso spegni quell'affare e mettiti a sedere. Grazie per l'aiuto. Posso sapere chi siete? Io sono Sir Jenda e lui è il mio capitano, Gris Drytus. Come va? Anche se la Mantis è la mia nave, qui è la signora a dare gli ordini. Allora, tu chi sei? Cal Kestis. E quella invece chi era? Un inquisitore imperiale. Usa la forza per stanare i Jedi sopravvissuti. E adesso che sa chi sei, non si fermerà finché non ti avrà distrutto. Come sapete queste cose? E perché mi avete aiutato? Intercettiamo trasmissioni imperiali. Gli inquisitori erano diretti su Bracca. E siamo intervenuti. Ah, sì? A quanto ammontano le taglie sui Jedi di questi tempi?
Che bella riconoscenza! Io ti capisco. Hai dovuto contare così a lungo su te stesso che adesso non ti fidi più di nessuno. È stato questo a tenerti in vita. Ma qui c'è in gioco qualcosa di più grande della mera sopravvivenza. Sarebbe a dire? Ricostruire l'ordine Jedi. Voi due. E nessun altro. Oh, non siamo abbastanza per te? Il consiglio dei Jedi? Non c'è più. Quindi vi resto solo io. Capitano, facciamo rotta per Bogano. Sì, signora. Nel frattempo, cerca di riposare. Vai, sei al sicuro. Per ora. Dovrai voltare pagina e vivere la tua vita. Trovare il tuo destino. Attento, calma! Stavi parlando nel sonno. Che tipo?